Buonasera a tutti e benvenuti al nostro webinar sulla vaccinazione anti-Covid-19 organizzato dal gruppo Giovani FADOI in collaborazione con ANIMO e grazie al supporto fondamentale del nostro informatico Giuseppe Oteri. E intanto vorrei ringraziare il nostro presidente, il professor Dario Maffellotto e tutto l'esecutivo Fadoi perché appoggiano sempre con grande entusiasmo le nostre iniziative. Eh, vorrei ringraziare tutti i relatori che hanno accettato di confrontarsi oggi eh, su un tema eh, estremamente attuale e delicato e ringraziare Gabriella Bordin perché la collaborazione con Animo e eh, con l'infermiera Animo è un fiore all'occhiello della nostra società scientifica ed è un piacere ed un onore collaborare con loro. Eh, il vaccino anti-Covid-19 ha suscitato nel mondo e non soltanto scientifico eh, sentimenti ambivalenti. Eh, da un lato, lo abbiamo vissuto con grande entusiasmo perché è l'unica vera arma che abbiamo allo stato attuale per contrastare e provare a sconfiggere eh, un nemico che ha rivoluzionato le nostre vite, emettendo molte vittime. Eh, Dall'altro, però, ha sollevato anche alcuni dubbi, principalmente per la metodica innovativa e anche per i tempi molto rapidi. Con con cui è stato prodotto e messo in commercio. Eh, sappiamo che il dubbio è alla base del progresso scientifico, però deve essere affrontato con una rigorosa metodologia. E purtroppo oggi eh, sono molte le notizie che circolano sui media, sui social, spesso anche fake news, e può diventare difficile destreggiarsi e avere un parere obiettivo. Eh, quindi, partendo proprio da un'esigenza di verità eh, e di rigore scientifico, con il gruppo giovani eh, abbiamo deciso deciso Di organizzare questo evento per chiarirci le idee attraverso il parere di esperti che risponderanno alle nostre domande eh, provando a fare un po' di chiarezza eh, non solo alla luce della loro esperienza ma anche dall'analisi dei dati scientifici che oggi abbiamo a disposizione. Eh, ogni relatore avrà una breve relazione introduttiva in cui cercherà di approfondire eh, alcune tematiche riguardanti la vaccinazione, ma successivamente verranno affrontate tutte le vostre domande numerosissime che abbiamo raccolto in questi giorni e che continueranno a, ad arrivarci in diretta. Eh, non rubo altro tempo perché il tempo è prezioso e lascio la parola al nostro Presidente per, eh, per un saluto. Grazie. Grazie Umbretta, eh, grazie a tutti. Eh, saluto tutti i partecipanti, tutti i relatori. In primis, eh, appunto, Umbretta per la forza di organizzare sempre eventi e eh, sempre riunioni e iniziative eh, attuali, eh, formative e di grande interesse per tutti. Ringrazio Gabriella Bordin come presidente nazionale ANIMO perché questa. Matrimonio fra medici e infermieri internistici è qualcosa che veramente non ha uguali ehm, con altre società scientifiche ed è proprio per noi un fiore all'occhiello. In questo momento non si parla d'altro, come diceva Umbretta. Eh, siamo passati da. Dalla prima ondata, cosiddetta, la seconda ondata, eh, si parla dei numeri, dei ricoveri. Adesso sono scomparsi i ricoveri, sono scomparsi i problemi dell'ospedale, adesso è solo vaccini. I vaccini? Quante dosi? Una fiala, eh, quanto deve essere accantonato per garantire la seco, il secondo ciclo vaccinale a 21 giorni? Eh, quanti ne abbiamo vaccinati? Eh, è giusto fare il secondo ciclo? Adesso la polemica, la discussione sui giornali: perché dobbiamo fare il secondo la seconda dose? Forse serve, forse non serve. Purtroppo, devo dire che è una caratteristica un po' del nostro paese, quella di mettere continuamente in discussione tutto e al di là di quello che è scritto sulla letteratura, di quello che è sancito, di quello che si sa e si conosce, è sempre quello che dice secondo me, oggi mi ha stupito anche leggere sui giornali alcune dichiarazioni di persone che dicono secondo me non è necessaria la seconda dose vaccinale, ma a che titolo? Uno dice questa fa questa dichiarazione al di fuori di qualunque regola e di qualunque evidenza. Ma purtroppo questa è una delle criticità anche della gestione di questa eh, infezione nel nostro paese come in tante altre situazioni. Ecco, io spero quindi che tutti questi anche quesiti che io ho buttato lì solo per sollevare un pochino di discussione ancora prima che voi cominciate a, a parlare e argomenti su cui credo che sia opportuno fare, fare chiarezza ma soprattutto spiegarci e spiegare a tutti i nostri eh, collegati eh, gli elementi principali eh, delle del, criticità della vaccinazione, gli aspetti più rilevanti e rispondere alle domande che verranno poste. Quindi ringrazio ancora gli organizzatori, Ombretta, ringrazio Gabriella e soprattutto voi che partecipate come relatori e che poi risponderete ai quesiti degli internisti che si collegheranno. Eh, buon lavoro a tutti, e io rimango nascosto in ad ascoltarvi e a sentire le vostre, i vostri interventi. Buon lavoro. È il mio momento per fare i saluti. Buonasera a tutti i moderatori e i relatori di questa tavola rotonda e buonasera a tutti i partecipanti. Ringrazio Fadoi per il riconoscimento che da sempre dà ad Animo e ringrazio in modo particolare questa sera Fadoi Giovani e la dottoressa Pala per aver organizzato questo evento ed aver previsto la partecipazione di Animo. Il tema è già stato detto è di estrema attualità e di interesse. In questo momento abbiamo tantissima voglia di normalità e la vaccinazione anti-Covid si carica per questo motivo di aspettative, ma l'ascia può lasciare sullo sfondo, è già stato detto anche questo, dei dubbi, delle perplessità, delle domande legate molto spesso a poche conoscenze. Ed ecco perché questo evento è estremamente importante, perché avremo modo di eh, porre domande in modo attivo, diretto, semplice, rapido, come se fossimo tra amici e eh, di far chiarezza, quindi mh, mh, scavalcare i dubbi che, eh, che possiamo avere e trovare risposte che abbiano invece un fondamento scientifico. Ed è per questo motivo che anch'io non rubo altro tempo e lascio la parola al dottor Carrara. Sì, buonasera a tutti i presenti. Eh, direi di entrare nel clou eh, dell'evento che si svolgerà eh, in tre brevi relazioni frontali da parte dei nostri esperti. Che ci tengo veramente di cuore a ringraziare per la loro disponibilità, eh, ma anche per la rapidità con cui hanno preparato le loro relazioni in tempi veramente record. Eh, al termine di queste tre presentazioni, poi si aprirà una tavola rotonda. Eh, in cui verranno poste ai nostri tre esperti le eh, domande che abbiamo già eh, raccolte, sono state già veramente molte eh, arrivate al, al nostro indirizzo mail, ma che sarà possibile eh, continuare a mandare eh, anche durante la presentazione delle, delle tre relazioni all'indirizzo mail che vi ricordo essere eh, fadoijovani-fadoi.org. Eh, non rubo anch'io ulteriormente tempo e lascio la parola alla, a Gabriella Bordin che eh, presenterà il primo relatore. Il primo relatore è il dottor Claudio Santini, primario della medicina dell'ospedale Vannini di Roma, già presidente Fadoi Lazio ed attualmente responsabile dell'area infettivologica di Fadoi. Ha quindi il pieno titolo per spiegarci, per darci una panoramica di cosa sono i vaccini mRNA. Grazie, grazie Gabriella, grazie a tutti per l'invito. Eh, Ecco, allora, io intanto volevo dire una cosa. Mi diceva Umbretta, che è stato il nostro presidente a dire a darmi l'etichetta di esperto di vaccini. Io non, più che un esperto di vaccini, direi che sono un, eh, un fan dei vaccini, un appassionato dei vaccini, in quanto i vaccini. Eh, parliamo di dubbi sull'efficacia sull dei vaccini ma che dubbi dobbiamo avere la, è il, probabilmente la più vecchia terapia che abbiamo eh, la più antica terapia che continuiamo ad usare eh, la usiamo da 200 anni ha già dato tutte le dimostrazioni possibili di efficacia e quando eh, due o tre anni fa era il 2018 noi Facemmo il congresso regionale anche in accordo con, con Dario, col presidente. Avemmo l'idea di fare una manifestazione eh, palese di eh, interesse, di apprezzamento e di, eh, sui vaccini, perché facemmo questa vaccinazione pubblica in corso del congresso. Eh, vedete, presidente, eh, past president e tanti altri. Che si vaccinarono nel corso del congresso. Vaccino, parlo della vaccinazione ovviamente anti-influenzale, e questa cosa ebbe anche una certa eco mediatica perché finimo sul TG1, finimmo al TG5. E quindi, eh, più che esperto, diciamo, sono un fruitore dei vantaggi dei vaccini. Tant'è che questa è la, la foto che ho già mandato per eh, la, il, il poster che faremo sulla, sulla vaccinazione. Entrando nel tema, eh, i vaccini che noi conosciamo eh, tradizionalmente sono vaccini che utilizzano il virus o il batterio attenuato o inattivato, ucciso con varie metodiche, oppure dei frammenti di batteri o virus, oppure le tossine che sono la causa della patologia. Questi sono i vaccini che conosciamo tradizionalmente. E adesso invece ci troviamo di fronte a tutta una serie di vaccini che, vengono, che sono stati in tutta fretta studiati e stanno entrando in commercio e che sono vaccini che hanno delle, degli approcci decisamente nuovi, eh, a parte quelli tradizionali con virus inattivati o basati sulle eh, proteine del virus. Ci sono poi questi che sono i vaccini eh, nuovi. Eh, che Denotano anche una grande capacità di utilizzare la fantasia oltre che le competenze e le conoscenze tecniche. Non è una storia che è nata con il covid, quella dei vaccini che utilizzano materiale genetico. Tutto nasce la bellezza di, quanti sono, 30 anni fa, con un'osservazione: iniettando materiale genetico nel muscolo del, del topo si vede il materiale genetico che codifica la produzione di proteine, si vede che queste proteine vengono prodotte, vengono sintetizzate nel, nel, nel topo che è stato stimolato. E quindi non serve, abbiamo acquisito che non serve eh, entrare in contatto con l'intero virus, con l'intero batterio, non serve neanche la proteina che stimola il sistema immunitario ma è sufficiente man, eh, met, entrare in contatto con il gene che codifica la sintesi della proteina, ehm, o con, eh, sia come forma di DNA sia come forma di RNA. Il, il veicolo che è stato tradizionalmente impiegato per introdurre questo materiale genetico all'interno delle cellule è eh, il plasmide. Allora, noi abbiamo sostanzialmente vaccini a DNA e a RNA. La distinzione tra le due, eh, le distinzioni più importanti sono quelli a DNA sono molto più stabili e eh, hanno però bisogno per funzionare di penetrare nel nucleo della cellula e si devono integrare quindi nel genoma della cellula. La produzione, lo stimolo a produrre anticorpi è molto molto forte. I vaccini ad RNA invece hanno, utilizzano una, eh, dei nucleotidi che sono molto labili, che si eh, degradano rapidamente e questo è un, un limite, diciamo. Eh, però il grosso vantaggio è che questo RNA per lavorare non deve penetrare nel nucleo, non deve integrarsi nel genoma della cellula. E lo stimolo anticortale, eh, così come... Eh, in partenza è stato utilizzato il vaccino ad RNA è minore e quindi, e quindi eh, la, è stato necessario lavorare un po' su questi vaccini per renderli eh, efficaci. La prima ehm, conseguenza di queste conoscenze che abbiamo, di cui abbiamo parlato è stato il vaccino ricombinante che nel 1995 è stato messo in commercio per la epatite B. Ma qui parliamo di qualcosa di diverso da quello che stiamo eh, utilizzando adesso, del vaccino che stiamo utilizzando adesso. Perché? Perché noi eh, abbiamo in questo caso introdotto, introduciamo non nell'organismo che dovrà produrre gli anticorpi, ma in un, in un fungo, in questo caso, in un lievito, nel Saccharomices e introduciamo il gene che codifica la produzione dell'HBSAG, eh, dell dell'antigene. Che, dà poi la, eh, che induce la produzione di anticorpi protettivi. Eh, quindi l'antigene la, viene a contatto con eh, il, il germe, con il lievito, ed è il lievito che produce le proteine, gli, gli anticorpi che saranno protettori. È qualcosa di diverso dal, dai vaccini che stiamo per, per usare adesso, che si basano su un altro concetto, voler indurre la produzione eh, della risposta immunitaria, eh, facendo in modo che sia l'organismo da immunizzare a produrre, a produrre sulla scorta del materiale, su indicazione del materiale genetico introdotto, le proteine eh, immunizzanti. E basandosi su questo concetto, i primi studi sono stati deludenti perché le risposte eh, immunitarie erano piuttosto deboli. C'è stata necessità di fare un lavoro su più eh, sedi, su più fronti. È stato possibile migliorare l'uptake, cioè questo materiale che veniva introdotto attraverso eh, questi risosomi, attraverso questi, eh, queste particelle, eh, può essere fagocitato meglio con degli artifici, così come l'MRNA, la, la particella che viene introdotta, genetica che viene introdotta, può essere potenziata con degli adiuvanti, eh, può essere reso più stabile. E può essere migliorato il rilascio delle, delle proteine, eh, con, sempre con degli artifici. Quali sono questi artifici? In sostanza sono le nanoparticelle, i liposomi e gli adiuvanti genetici che sono usati. Per farvi un esempio: ecco, nel vaccino a DNA eh, viene eh, integrato nel nucleo in questo caso ma non è un vaccino, eh, un, eh, scusate, la particella genetica, il DNA che viene introdotto, eh, è un DNA che è un pochino modificato perché oltre al transgene, cioè al gene che codifica la produzione di proteine, viene associato qualcosa che moltiplica la replicazione di questo gene, una replicasi, cioè un enzima che facilita la replicazione del gene. Questo, questa parte sotto della diapositiva eh, parla invece dell'MRNA, ma il concetto è lo stesso, l'endocitosi favorita dalla particella eh, lipidica che eh, racchiude il, il, la combinazione del transgene e della replicasi e quindi questo è il, il, il meccanismo con cui viene introdotto nella cellula il materiale genetico. Eh, vedete che quando eh, il materiale genetico comincia a replicarsi, su induzione della replicasi in maniera massiva, vengono, vengono alla fine prodotte eh, le proteine che daranno il via alla eh, stimolazione immunitaria e questa eh, risposta immunitaria, eh, questo è un articolo recentissimo di, di pochi giorni fa del New England, è una risposta efficiente e, eh, I tempi di valutazione sono ancora limitati, ma a 4 mesi, a 120 giorni, il tasso di anticorpi prodotti è molto eh, elevato, è ancora molto elevato. Quindi, per concludere questa breve presentazione, quali sono i vantaggi di questi vaccini ad mRNA? La prima cosa sono vaccini tecnicamente semplici eh, da produrre e veloci da realizzare. Eh, il vantaggio rispetto agli altri vaccini è stata la rapidità con cui è stato possibile sviluppare questi vaccini e produrli in grande quantità, così da poter già adesso eh, aver cominciato la, il loro utilizzo. Sono relativamente economici, eh, sono flessibili perché è possibile andare dietro ad eventuali mu mutazioni dei geni, quelle che stiamo temendo, che stiamo monitorando. E adeguare il vaccino alle variazioni, appunto alle mutazioni del germe. Sono eh, vaccini sicuri, eh, a basso rischio, perché non utilizzano virus né, né inattivati né uccisi. In più, non si vanno a integrare nel genoma della cellula, il materiale che utilizziamo, abbiamo detto, è molto labile, hanno un inducono un. Valore, una protezione eh, elevata e quindi sono dimostrati come sicuri e hanno relativamente pochi effetti collaterali quindi sono, sono efficaci e sono sicuri eh, detto questo io m, poi eh, mi limiterei a questo per il momento e poi diamo seguito alle, alle domande che, che ci saranno grazie Sì, grazie a professor Santini per questa panoramica esaustiva che ci ha fatto in pochissimo tempo. E passiamo al secondo relatore che è un piacere per me potervi introdurre, che è il professor Carlo Tascini, infettivologo e microbiologo, e direttore delle malattie infettive dell'azienda sanitaria. Universitario del, del Friuli Centrale eh, di Udine, che ci parlerà della vaccinazione anti-Covid e dei dati scientifici finora in, in nostro possesso. Grazie, buonasera a tutti. Grazie Davide e grazie agli altri organizzatori per il gentile invito. Come diceva Claudio, eh, anch'io non sono un esperto di vaccini, anzi come infettivologo più i vaccini sono efficaci e meno le malattie infettive sono importanti. Però è ovvio che eh, vedendo gli effetti nefasti delle infezioni noi siamo eh, dei supporter delle vaccinazioni. Quindi adesso condivido il mio schermo. Condividi. Ok, allora andiamo. Vedete, no, Davide, fammi un cenno. Sì, perfetto. Allora, eh, prima di tutto, allora ha detto eh, giustamente: eh, Claudio ha, ha, ha mostrato come funzionano i vaccini RNA messaggero. Per portare l'RNA messaggero si è utilizzato i lipidi, in questo caso il PEG 2000. Questo arriva direttamente nel citoplasma e l'endosoma si forma proteina spike, MHC di classe 1, viene presentata all'interno del citoplasma. Quindi questa, già dagli anni 90 si cercava proprio di portare eh, le particelle dei microorganismi all'interno del citoplasma, come per la tubercolosi, io ho lavorato due anni a Londra su questo. Eh, e si parlava allora di pistole a DNA, eccetera, di sparare il DNA direttamente nel citoplasma. Questi sono modi più eleganti di portare eh, il materiale genomico all'interno delle cellule, poi c'è la produzione della proteina, in questo caso la spike. E bisogna dire che dalla pubblicazione del della sequenza genica del covid alla fase 1 per l'RNA messaggero sono passati 63 giorni quindi questo è un successo la medicina non è una preoccupazione della medicina però eh, facendo questa vaccinazione nuova perché nell'uomo non è stato mai fatto è importante fare alcune cose sui vaccinati cioè bisogna eh, riconoscere se ci sono eventi avversi acuti bisogna fare una storia clinica adeguata bisogna prendere per esempio per chi ha gli eventi avversi materiale tipo il siero il plasma e metterlo da parte misurare la triptasi o il complemento e questo proprio per capire se questi vaccini sono sicuri oppure no i dati che abbiamo in letteratura ci dicono su più di 20.000 pazienti studiati eh, nella fase 3 eh, e poi quelli che sono stati eh, vaccinati nel frattempo sono molte migliaia gli eventi avversi gravi sono pochi e sono dovuti all'anafilassi principalmente noi abbiamo un problema col peg. Allora, il peg, probabilmente il vaccino eh, Pfizer ha una reazione anafilattica grave un caso ogni 100.000 vaccinati, questi sono i dati attuali secondo i vaccinati attuali che è 10 volte più frequente rispetto ai vaccini che abbiamo normalmente che danno una reazione anafilattica grave ogni eh, una ogni milione di vaccinati probabilmente moderna al momento ne avrebbe meno di reazioni anafilattiche queste sono non tanto collegate al materiale genico del vaccino ma al PEG al PEG che è contenuto in molte medicine e in molte eh, so, in, in molte sostanze quindi noi è possibile che ci eh, immunizziamo al PEG e che ci sono anche eh, farmaci come ad esempio la doxorubicina liposomiale peghilata, che è la prima somministrazione, dà allergia nel 40% dei, di quelli che ricevono, ricevono il farmaco. E le successive somministrazioni sono più rare. Quindi, però, questo è il punto con il vaccino eh, Pfizer. Vado avanti. Eh, il polisorbato 80 è simile al PEG, quindi questo polisorbato 80 però. Eh, La diuvante che viene utilizzato negli altri vaccini attualmente in sviluppo, quindi, se un soggetto fa un'allergia al, al vaccino Pfizer, è probabile o al Moderna che lo faccia anche poi agli altri. Perché, come si vede in questa tabella presa dal New England, vedete che il vaccino a RNA della Pfizer al, PO, al PEG 2000, lo stesso quello di Moderna, ma quelli che verranno ad adenovirus no? dell'AstraZeneca e della Janssen hanno il polisorbato 80, che è molto simile al PEG 2000, e anche quelle a subunità proteiche della Novovax o della Sanofi hanno il polisorbato eh, 80 o 20. Quindi il problema principale come evento avverso è un problema di eh, allergie. L'altro punto importante qual è? Che noi eh, se vediamo nei primati l'infezione da SARS-CoV-2, i, i primati che superano l'infezione sono stati reinfettati dopo quattro settimane e non, e non hanno avuto la malattia, però hanno avuto la replica del virus eh, nel naso e quindi il tampone nasale a differenza del BAL... È risultato positivo nei macachi questo ci dice un'altra cosa molto importante che l'immunità almeno naturale non ci protegge al 100% dalla reinfezione ci protegge dalla malattia non sappiamo quanto per quanto tempo ci protegge la malattia questo è un altro argomento aperto al momento ma sicuramente non ci protegge in alcuni casi dall'infezione e quindi noi potremmo essere dei vettori dell'infezione da SARS-CoV-2. Questo per quanto riguarda l'infezione naturale, vedremo anche per il vaccino. Gli studi sulla produzione anticorpale sono stati fatti principalmente con altri coronavirus. Questo è il coronavirus 229e del raffreddore comune. E sono stati infettati eh, 15 volontari con questo coronavirus e si è visto che in 10 c'è stata la replica virale, in 8 anche i sintomi del raffreddore e in 5 di questi 15 non c'è stata nessuna ehm, eh, infezione dal coronavirus del raffreddore. Poi sono andati a vedere gli anticorpi che venivano prodotti le IgG sieriche nei confronti ehm, del coronavirus 229 e si è visto che tra i 10 che hanno sviluppato l'infezione c'è una produzione anticorpale che si è persa però eh, in genere in, in un anno. Vedete che intorno eh, ai diciamo, sei mesi, un anno, si incomincia a perdere, mentre chi non ha fatto l'infezione non ha mai sviluppato gli anticorpi. Dopo un anno è stato fatto il re-challenge, cioè sono state reinfettate queste 15 persone con lo stesso coronavirus, i 5 che non avevano avuto l'infezione negli anticorpi hanno sviluppato tutti e 5 l'infezione, ma anche 6 di 9 che avevano avuto l'infezione nella, nel pr nella prima volta. Devo dire che noi stiamo seguendo circa 600 pazienti che a marzo-aprile hanno avuto... La prima infezione, stiamo controllando le IgG, quelle del commercio, non facciamo un test di neutralizzazione perché le IgG del commercio, anche se ci sono stati dei tentativi per alcuni eh, eh, produttori di correlare il titolo alla capacità di, produ di produrre anticorpi neutralizzanti, noi non sappiamo eh, se quelle che misuriamo normalmente sono neutralizzanti o meno. Comunque fatta questa premessa il 35%, di coloro che hanno avuto l'infezione a marzo-aprile hanno perso gli anticorpi, almeno le IgG contro il SARS-CoV-2. Quindi questo è un altro punto fondamentale sia per l'immunità che viene dopo l'infezione primaria che dopo il vaccino. Il, sul vaccino e l'immunità innata sappiamo pochissimo, sappiamo che l'immunità innata probabilmente è molto molto importante per quanto riguarda la fase secondaria, non solo immunomediata, ma c'è anche la... La immunità innata che può dare le forme gravi di polmonite, quindi anche questa deve essere studiata in modo adeguato sui vaccinati e non solo sui malati eh, da, da Covid. E per quanto riguarda la produzione di anticorpi, vedete che gli scenari sono questi: la maggior parte si ha la perdita. Dopo circa sei mesi delle immunoglobuline, e eh, questo è stato visto principalmente anche nei, nei studi prospettici che ci sono. Che come voi capite al massimo hanno un anno di follow up, perché un anno fa è iniziata l'infezione, circa un anno fa, eh, un anno e un mese fa in Cina. E quindi eh, da qui si vede. Come gli anticorpi eh, si perdono e si perdono in genere nel 25-30% dei soggetti. Come diceva Claudio, abbiamo diversi tipi di eh, vaccino che si stanno studiando sul SARS-CoV-2 e questi sono gli studi che sono al momento eh, in corso, come vedete, sono decine di studi che stanno utilizzando sia l'RNA messaggero sia il DNA, no? sia le proteine ricombinanti come il, il tipico anche vaccino dell'influenza, ad esempio, i vettori virali e l'adenovirus è il principale di questi eh, vettori virali, sia i virus inattivati che eh, vivi attenuati e questi sono gli studi che si hanno eh, al momento sono in corso sui vaccini. Per quanto riguarda gli adenovirus, ecco, gli adenovirus hanno un problema hanno uno svantaggio, cioè che si ha un'immunità contro l'adenovirus, che è il vettore dell'RNA della parte di gene che codifica per la proteina per cui noi vogliamo essere immunizzata. E questo può influenzare l'immunogenicità del vaccino. Tanto che l'AstraZeneca è stata ritardata perché, se ho capito bene. Quelli che facevano una dose più elevata alla prima eh, somministrazione sviluppavano anticorpi eh, proprio contro l'adenovirus, che poi eh, al booster eh, bloccava la risposta contro immunogenica contro la proteina del SARS-CoV-2. Tanto che qualcuno ipotizza di dare un primo adenovirus alla prima dose e mettere... Eh, il gene per, eh, da per la proteina da immunizzare su un altro virus che può essere un altro adenovirus per evitare appunto, l'immunogenicità dell'adenovirus. Questa è una tabella terribile, però è una tabella per farvi capire che eh, eh, avere informazioni sui vaccini adesso è molto difficile perché è un campo che sta eh, crescendo in modo tumultuoso. Qui vedete il BioNTech Pfizer e vedete che qui produce anticorpi neutralizzanti. Poi anche lo studio degli anticorpi neutralizzanti è importante perché ci sono dei test con cellule in vitro in cui c'è proprio la transfezione del virus, oppure ci sono test in cui si ha la produzione della proteina Spike che si vedono ma non c'è tutto il virione. Quindi anche il test con cui si fa la neutralizzazione è importante. E vedete che la, pro la produzione... Sia, sia con eh, quello di Moderna, di BioNTech, sia con l'AstraZeneca, sia con eh, il, il vaccino cinese e della Janssen, ma anche con i vaccini con virus vivo, eh, con virus con, con virione completo inattivato, ma anche con... Eh, eh, antigeni proteici adiuvati. E qui sotto vedete anche l'immunità T che viene prodotta. Quindi c'è anche una risposta T che è importante no? per quanto riguarda eh, la, la, la protezione immunologica nei confronti delle infezioni virali. E questa immunità T si ha anche, eh, viene sviluppata anche da altri tipi di vaccini. L'altro punto fondamentale è questo, che nei primati sono stati vaccinati sia col vaccino RNA sia nel vaccino, col vaccino adenovirus e poi è stata fatta l'infezione dei primati eh, dopo eh, un periodo congruo dalla vaccinazione. E si è visto che nei primati sia il vaccino RNA messaggero che adenovirus ha evitato l'infezione polmonare, ma non ha evitato l'infezione nasale. Quindi questo è un altro punto fondamentale, cioè io che mi sono vaccinato, io che ho fatto la prima dose e adesso dovrò fare la seconda dose, in seguito posso lavorare in ospedale senza DP, essere più scialla rispetto a tutte uh, queste misure che mettiamo in piedi? No, perché al momento questi vaccini non evitano l'infezione. È come il vaccino della polio, il vaccino della polio evita la malattia neurologica, ma non evita la trasmissione della polio, che continua a essere presente nel nostro paese come in altri paesi dove si fa la vaccinazione della polio. Invece i vaccini con virus eh, inattivato o con antigeni proteici adiuvati probabilmente riescono almeno sugli su animali, sulle scimmie, riescono a bloccare l'infezione. E quindi questo è un punto fondamentale, come si vede qui eh, sul quadrato rosso. Che i, i vaccini che arriveranno probabilmente verso l'estate, che sono il vaccino col virus inattivato, con la glicoproteina Spike, con l'adiuvante Matrix M che è questo potente. Adiuvante probabilmente riescono anche a far sviluppare anticorpi IgA che sono quelli che probabilmente proteggono le mucose nasali, mentre dei GG riescono a bloccare la malattia polmonare. E quindi, con questi nuovi vaccini, probabilmente avremo anche la sicurezza di essere protetti contro l'infezione e la trasmissibilità ad altre persone, anche ai nostri pazienti. Vi ringrazio. Grazie, grazie Carlo per questa bellissima presentazione molto esaustiva. Poi alcuni temi verranno ripresi anche nei, nelle domande. E adesso, con piacere, lascio la parola a Tommaso Fintoni che lavora a Careggi nel reparto di medicina interna 1 e oltre ad essere un internista è anche un immunologo e come lui ama sempre dire l'immunologia è il suo primo amore, il suo amore di gioventù. Quindi gli lascio la parola e ci farà entrare nel vivo di quello che è la risposta immunitaria del vaccino e degli effetti avversi. Grazie Tommaso. Buonasera, buonasera Umbretta, grazie mille, ringrazio anche gli altri moderatori e gli organizzatori per l'invito uh, per quanto riguarda uh, quello che hai detto in effetti è vero che l'immunologia uh, è il mio primo amore e, vorrei dire l'immunologia clinica perché ci sono due grosse uh, differenze tra l'immunologia clinica e l'immunologia cellulare io mi ritengo un immunologo clinico comunque ehm um, Qual è l'obiettivo di un vaccino? Eh, sostanzialmente è quello di indurre una memoria immunologica eh, duratura e eh, permetta, eh, che permetta di dare una risposta rapida all'infezione. Eh, questo eh, si ha attraverso l'interazione tra due elementi cellulari fondamentali che sono i linfociti B e le cellule T. Eh, il tipo di vaccino eh, e la natura del vaccino influenza in maniera importante e pesante il tipo di effettori immunologici coinvolti, a differenza che sia eh, un vaccino vivo, che sia inattivato, che sia un vaccino con eh, polisaccaride, un antigene eh, proteico oppure combinato proteico e polisaccaridico. Mm. Sicuramente eh, la caratteristica principale di una risposta anticorpale T dipendente, che è tipica della risposta nei confronti di proteine, a differenza della risposta polisaccaridi, mh, è quella di produrre degli anticorpi ad elevata affinità e una memoria immunologica. Che cosa faccia? L'infezione da uh, SARS-CoV-2 eh, è abbastanza uh, studiato, non ben conosciuto ancora, ma sicuramente, come dicono gli immunologi eh, cellulari, forse è più una malattia immunologica che una malattia infettiva. Mm, quello che volevo farvi vedere, però, è che eh, l'infezione da SARS-CoV-2. Determina una stimolazione immunologica e immu eh, di immunoglobuline eh, che è completa, ovvero eh, una iniziale produzione di IGM, successivamente di IGA, quindi mucosali, ed infine di IGG, che sono poi quelle ehm, effettrici e che eh, inattivano. Uh, il, le, le, il virus e la sua azione di, eh, inf di infezione nella cellula. Queste, le, Ig, le IgG, le IgM e le IGA, scusate, rimangono uh, anche dopo l'infezione, quindi a guarigione di malattia, mentre le IgM no. Allora, eh, c'è una grande differenza di attivazione del sistema immune nei vaccini eh, tra i vaccini a virus vivo attenuato e quello a virus ucciso o a derivati proteici. Quello a rmna è comunque alla fine un vaccino a derivato proteico, ma eh, la proteina viene prodotta dall'organismo eh, dopo che l'mrna, come ha detto il collega precedentemente, viene. Eh, inserito all'interno della cellula e eh, produce quindi la proteina spike. Ma questa cosa determina una uh, attivazione immunologica limitata, spesso limitata, focale, unilaterale al sito di, di, di inoculo del, del vaccino. E questo determina, a differenza Uh, che è una differenza sostanziale del vaccino vivo attenuato, la necessità di una attivazione massiva, e quindi un richiamo massivo delle cellule del sistema innato, in particolare delle cellule presentanti l'antigeni. Nella fattispecie, il ruolo fondamentale lo hanno le cellule dendritiche. In questi tipi di vaccini, infatti, come sempre ha detto il collega precedentemente, c'è la necessità di adiuvanti che determinano una flogosi e promuovono così il reclutamento delle cellule presentanti l'antigene. Ma cosa fanno? Eh, dopo aver processato eh, la proteina estranea, migrano attraverso il sistema linfatico ed arrivano nei linfonodi locoregionali, dove iniziano una conversazione vibrante con i linfociti T e contemporaneamente con il linfocita B che presenta degli antigeni di superficie specifici per quel determinato antigene. Questa conversazione vibrante, come diceva il professor Ricci, ehm, determina una attivazione sinergica sia delle cellule T che delle cellule B. E questa attivazione va incontro a una esponenziale proliferazione cellulare e contemporaneamente una maturazione di affinità cellulare, tanto che i linfociti B andranno progressivamente a produrre delle immunoglobuline degli anticorpi che avranno una affinità sempre più elevata nei confronti di quell'antigene. Questo eh, in media impiega due settimane nel centro germinativo per avvenire. Quindi, diciamo sostanzialmente, si dice che gli anticorpi di classe G ci mettono all'incirca 15 giorni, due settimane dall'immunizzazione. Sappiamo anche che le plasmacellule, che sono delle cellule effettrici finali. Hanno un'emivita breve, quindi successivamente eh, scompaiono e quindi il titolo anticorpale declina. Rimangono in alcuni casi alcune plasmacellule nel midollo osseo che mantengono una produzione, eh, diciamo baseline, di anticorpi per lungo tempo. Allora, eh, il virus, il, il vaccino RNA per il COVID fa produrre eh, all'interno dell'organismo dell la proteina spike verso cui sono rivolti gli anticorpi che si legano eh, in particolare alla eh, subunità S1 che ha il dominio eh, essenziale di legame con l'AC2 di, di membrana e blocca eh, l'ingresso eh, della cellula virale. Però cosa succede? E qui, eh, come diceva mh, il collega prima, i livelli di anticorpi specifici per questa proteina in realtà dopo la prima dose sono bassi. Alla seconda dose, quindi con il, la dose Buster eh, eh, alla terza settimana, aumentano anche di 15 volte eh, rispetto alla prima. Anche la risposta delle cellule T che contemporaneamente e parallelamente alle cellule B vengono attivate è breve. E la grande maggioranza delle cellule T attivate va incontro ad apoptosi in pochi giorni. Ma noi abbiamo detto che la risposta immune deve essere specifica e deve avere memoria. Infatti, di queste cellule T ne rimangono alcune come cellule in memoria. E la quantità delle cellule memoria che rimangono dipende mh, in maniera lineare dalla iniziale espansione delle cellule T che dipende a sua volta dalla quantità di antigene presente durante l'immunizzazione primaria solo per curiosità ma anche eh, molto interessante ci sono due tipi di cellule memoria una che sono le cellule effettrici della memoria, sono circolanti, sono come delle eh, pattuglie di polizia che eh, girano nell'organismo e quando trovano il, riconoscono il peptide eh, per cui sono specifiche, attivano la loro eh, capacità citotossica distruggendo la cellula infettata. E poi ci sono le cellule della memoria centrale che rimangono preferenzialmente negli organi fuori della milza, che hanno un minor potere citotossico ma una elevata capacità proliferativa se stimolati. Dagli studi si vede che pazienti con infezione da COVID sviluppano dei livelli di anticorpi antiproteina spike che sono proporzionali all'ampiezza dell'attivazione delle linfociti CD4 specifici. Questo ci conferma ulteriormente il ruolo combinato dei linfociti T e dei linfociti B nella difesa e eh, nella reazione al virus. Passiamo alla seconda parte che mi era stata affidata, ovvero gli effetti collaterali. Beh, gli effetti collaterali mh, nella stragrande maggioranza sono lievi. Vedete che comunemente, eh, in, direi nella quasi totalità dei soggetti, si ha dolore e gonfiore nel sito di iniezione, ma questo è conseguenza dell'infiammazione dell provocata e quindi questo è un bene, direbbe qualcuno. Eh, ci sono altri sintomi eh, che sono anche questi modesti che passano nel giro di 48 ore, come l'astenia, la cefalea, delle artromialgie, ci possono essere brividi con o senza febbre. Che rimane però sostanzialmente sempre sotto 38, quindi una febbricola. Molto meno frequenti possono esserci transitorie nausea o diarrea. Un po' meno comuni delle adenomegalie, eh, anch'esse transitorie nel, entro le 96 ore. Descritte negli studi ci sono alcune, eh, alcuni eventi, come la paralisi del fasciale, ma se vedete, sono assolutamente aneddotici quattro negli studi registrativi di Pfizer e tre in quello di Moderna, perché il quarto dello studio di Moderna era nel placebo nel gruppo placebo. Sempre nel gruppo Moderna, nello studio Moderna, ci sono segnalati due casi di tumefazioni importanti del volto in soggetti che avevano fatto in precedenza delle iniezioni di filler dermatologici. Ora io ho anche guardato in letteratura se c'era una correlazione tra i principi attivi dei filler e quelli del vaccino, ma non ne ho trovata menzione. Riguardo gli eventi avversi gravi, eh, direi che le reazioni anafilattiche sono eh, quelle eh, assolutamente più importanti. Sono segnalati alcuni casi di perpiressia maligna, eh, ma eh, un'adenomegalia importante, disseminata, ma insomma anch'essa di, di, direi di poca importanza. Le reazioni anafilattiche invece hanno eh, un'importanza clinica, si sono verificate tutte durante la finestra di osservazione raccomandata, dai 15 ai 30 minuti. Vedete che ad oggi, nel, tra i 2 milioni di persone vaccinate negli USA, il CDC segnala 21 casi di anafilassi. Il tasso è quindi però molto basso, se vedete, dello 0,001%. Dei 21 casi, 17 avevano un'anamnesi positiva per reazioni importanti a farmaci, a veleno di menotteri o ad alimenti. Però vorrei anche farvi vedere qual è... Il tasso di mortalità per malattia da COVID, che è l'1,6%, che se lo confrontiamo con lo 0,01%, è molto enormemente più elevato. E poi vorrei farvi vedere anche come le, le reazioni anche mortali eh, anafilattiche al veleno di menotteri sono grandemente più frequenti. Le, le reazioni a farmaci, ho portato quello a penicillina, anche, questo, anche queste sono molto più frequenti rispetto a quelle segnalate nella reazione del vaccino. Stessa cosa per l'aspirina o per i fans, che peraltro ricordo essere dei farmaci da banco e quindi vengono spesso autoprescritti. Questo ci ha aiutato il collega facendo vedere la composizione e devo dire che il collega mi ha anche aiutato molto eh, nella eh, segnalazione della possibile responsabile di queste reazioni, cioè il polietilenglicole. Però io vorrei aggiungere che le reazioni date dal polietilenglicole, vedete che negli USA il 72% della, eh, della popolazione ha anticorpi contro il PEG solo il 7% però ne ha una quantità tale da poter indurre una reazione. Queste reazioni sono di due tipi. Una è una reazione anafilattica vera, ovvero mediata da anticorpi IgE. Le altre sono mediate da anticorpi IgG e IgM e sono delle reazioni anafilattoidi, ovvero determinano un'attivazione diretta del complemento. Che determina la produzione di anafilotossine e liberazione di mediatori mastocitari. E quindi poi l'effetto finale è lo stesso, ma dal punto di vista immunologico è eh, sostanzialmente diverso dall'altro. Allora, io concluderei dicendo che per questo tipo di eh, vaccino sono necessarie due dosi per avere una risposta immunitaria valida. Sulla durata degli anticorpi protettivi non abbiamo sufficienti dati per poter dare una certezza, eh, ci possiamo basare sulle evidenze di altri eh, microrganismi, per esempio anche, eh, stato, è stato visto è stato che nel, nei pazienti che sono sopravvissuti alla SARS gli anticorpi eh, permangono in alcuni studi anche fino a due anni. In realtà sugli studi e eh, sulle prime evidenze della vaccinazione per il Covid-19 eh, si dà una mediana dai 9 ai 12 mesi di durata degli anticorpi. Le evidenze a favore della vaccinazione direi che sono lampanti e mi permetto di prendere qualche secondo per far vedere nel, nei grafici eh, a destra, nella diapositiva, come... Per tutti i vaccini, la difterite, la polio, il morbillo, la pertosse, ma anche il meningococco, l'introduzione della, della vaccinazione ha drammaticamente eh, ridotto i casi. In alcuni casi li ha appunto anche azzerati. Quindi direi che non vi sono dubbi sul vaccinarsi o meno, anche perché le reazioni avverse sono rarissime. E quindi un vaccino sicuro? Le controindicazioni sono molto poche. Mm, se vedete eh, il grafico qui sotto, è interessante notare come tutte le misure di distanziamento sociale, di ehm, diciamo, di igiene pubblica eh, determinano solo un rallentamento della eh, de, della della malattia, ma soprattutto portano ad una immunizzazione della popolazione lenta mentre la vaccinazione determina un rapido eh, innalzamento delle eh, dell'immunità e quindi delle difese protettive. Io vi saluto dandovi eh, un aneddoto, un aneddoto o comunque una, una uh, perla di storia della medicina. Mm, molto prima che Jenner, nella fine del Settecento, uh, arrivasse a uh, come dire eh, pensare e a creare il vaccino per il vaiolo già nel 9 decimo secolo eh, d.C soprattutto in cina mh, era noto come eh, sniffare e inalare le croste triturate dei pazienti delle persone mh, affette eh, da vaiolo da forme più lievi di vaiolo determinasse una malattia lievissima e proteggesse dalle eh, dalla malattia stessa. Tanto che anche l'imperatore del cinese si fece eh, inoculare le croste del, dei vaiolosi. Grazie. Grazie Tommaso. Per la relazione veramente esaustiva, entriamo adesso subito nel vivo di quelle che sono le, le domande, ne sono arrivate moltissime anche durante la, la diretta. Um, alc alcune domande sono state già: um, e, insomma, ad alcune domande si è già dato risposta con le relazioni. Um, una prima domanda che viene posta da, da più persone in maniera un po' diversa, ma la riassumo: è per Tommaso Fintoni e riguarda proprio i sottotitoli con patologie autoimmuni o in terapia con immunosoppressori eh, molte persone ci hanno chiesto i soggetti che hanno patologie autoimmuni eh, possono fare il vaccino chi fa terapia immunosoppressiva può fare il vaccino e ehm, se c'è un rischio che una patologia autoimmune in fase di quiescenza eh, possa riattivarsi dopo il vaccino allora uh... Questo è un argomento eh, di, di estremo interesse. Cerchiamo di essere, di dare delle risposte alle tre domande abbastanza rapide ed essenziali. Allora, eh, per quanto riguarda l'indicazione alla vaccinazione nei pazienti o malattie autoimmuni, l'unica controindicazione e quindi eh, l'esclusione dalla vaccinazione sono pazienti che hanno malattia autoimmune in fase attiva. Quindi ad esempio, un paziente che ha una nefrite lupica riacutizzata o una pericardite eh, non può essere vaccinato. Per quanto riguarda invece i pazienti che hanno una malattia autoimmune stabile, quindi ben controllata, con indici di flogosi eh, quiescenti, eh, direi che la vaccinazione è indicata. Io mi spingerei oltre, direi raccomandata, in quanto sicuramente in questi pazienti il rischio di contrarre il COVID-19 è molto più alto dei rischi della vaccinazione. Per quanto riguarda gli immunodepressi, quindi le, le, che possono essere vuoi per la malattia, ma soprattutto per le terapie che vengono fatte di fondo, oppure eh, anche le terapie biologiche, ora ci sono. Allora, in realtà non vi sono controindicazioni a questo tipo di vaccino, purché la malattia sia stabile, chiaramente questo è un dato fondamentale, ma ehm, se fosse per esempio un vaccino vivo attenuato, questo non può essere eh, fatto, ma nel caso di un vaccino come quello a RNA, in cui non si ha nessun tipo di microorganismo replicabile essere fatto il, il, il problema può stare nella risposta ovvero un paziente che ha una uh, immunodeficienza o che fa un farmaco immunosoppressivo può avere una risposta non efficace nei confronti del, uh, del vaccino e um, il terzo quesito era se um, l'ho perso ma uh, era? Era quello se un paziente che ha una patologia autoimmune in fase di quiescenza può dopo il vaccino vedere una riattivazione della sua patologia Ma, autoimmune. Allora, questo diciamo sul, sul dati sul COVID non ve ne sono. Mm, sappiamo che gli agenti infettivi possono eh, in alcuni casi eh, prendere parte anche alla riattivazione della malattia. Per quanto riguarda eh, mi sentirei di dire il, il, il vaccino per il covid rna proteico direi che eh, direi di no nel senso che non dovrebbe avere eh, nessuna influenza nella riacutizzazione della malattia ripeto è un vaccino giovane per il quale le evidenze sono eh, poche però è anche vero che Tutte le società scientifiche di reumatologia e di immunologia non sconsigliano la somministrazione se non a persone, lo ripeto, che hanno una malattia autoimmune in fase attiva. Un'altra malattia su cui dobbiamo fare attenzione è la mastocitosi, perché la mastocitosi può dare delle reazioni eh, da degranulazione mastocitaria importanti anche spontanei e quindi su questo ci sono eh, diciamo dei dubbi e delle discussioni posso aggiungere una cosa sì sì certo e io cioè, mh, sono completamente d'accordo col collega e vorrei dire che noi abbiamo avuto un sacco di, di casi gravissimi e decessi nei pazienti immunosoppressi i pazienti trapiantati o pazienti immunosoppressi eh, per patologie reumatiche. Quindi questo lo terrei da conto, insomma, prima di eh, consigliare di non vaccinare i malati reumatologici. E sottoscrivo al 100%, cioè gli eventi avversi di questa infezione, questa malattia, eh, sono terribili, specialmente su questo tipo di paziente. Abbiamo avuto paziente latato con rituximab che hanno avuto polmonite per quattro mesi. E quindi questo deve essere considerato. Eh, per i malati reumatologici in fase attiva che non possono essere vaccinati. Probabilmente eh, a breve avremo i monoclonali contro il SARS-CoV-2. Che qualcuno durerà anche può, eh, il suo effetto dura alcuni mesi, fino a sei mesi o un anno, e probabilmente questo potrebbe essere la strada da seguire in attesa che si stabilizzi la malattia reumatica e possano essere vaccinati. Ok, grazie. Eh, Carlo, una domanda alla tua attenzione eh, che è giunta. Se si contrae l'infezione eh, dopo la prima dose di, di vaccino, cioè eh, per la serie la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo. Eh, si deve fare comunque il richiamo a, a 21 giorni di distanza, e secondariamente, viene la, la seconda domanda se chi ha già avuto il, il covid, magari appunto anche malati sia immunocompromessi che immunocompetenti, eh, possono o addirittura devono rifare il vaccino. Ma io partirei dalla seconda: direi che non c'è nessuna controindicazione a essere vaccinati se uno ha avuto il covid, anche perché se noi, no, noi dovremmo. Cominciare a testare con la sierologia, ammesso che poi la sierologia che noi facciamo eh, ci dica chi è, eh, chi è protetto o meno, dovremmo assaggiare tutti coloro che, de che devono essere vaccinati, perché ricordiamoci che molti hanno avuto anche in forma sintomatica o sintomatica. Quindi io direi che eh, se i vaccini sono a disposizione devono essere vaccinati, faccio l'esempio degli operatori sanitari, uno se sa di avere gli anticorpi a alto livello si può mettere in coda, però non è una controindicazione. Poi eh, anzi eh, può funzionare da booster e invece per coloro che hanno ehm, la sfortuna di avere in queste tre settimane... Eh, L'infezione l'unica controindicazione è di non essere vaccinati eh, durante i sintomi. Se uno ha i sintomi non deve essere vaccinato. Per il resto se non ha più i sintomi può. Però penso che è una rarità. Noi adesso ne abbiamo tre a Udine che dopo la prima dose hanno l'antigene positivo, verranno valutati domani mattina e vedremo cosa fare, ma non li scarteremo dal richiamo della vaccinazione. Sicuramente se i sintomi saranno finiti. Ok, ecco, sulla base di quello, di quello che hai detto adesso, eh, se il paziente è ancora positivo però al ventunesimo giorno, cioè, sarebbe allora mh, magari il caso che le aziende sanitarie eh, istituissero dei percorsi ad hoc per vaccinare questi pazienti, perché chiaramente col tampone positivo loro non possono accedere al, agli ambulatori ordinari di vaccinazione. Oppure può essere rimandata di qualche sì, giorno ma anche penso se. Penso che è un'eccezione rara. Comunque, noi consideriamo che dopo tre settimane, anche se uno ha il tampone positivo, lo togliamo la contumacia. Consideriamo che quel genoma che noi troviamo è subgenomico e non produce il virione. È chiaro. Bene, un altre, altre domande che sono arrivate riguardano un altro eh, argomento che è quello della vaccinazione in gravidanza e allattamento. E vorrei fare questa domanda qui a Santini e poi non so se anche Fintoni vuole aggiungere eh, qualcosa. Ci chiedono in moltissimi come ci comportiamo e quali sono ad oggi le evidenze, le raccomandazioni per questa vaccinazione in gravidanza e in allattamento e se la vaccinazione eh, con adenovirus avrà la stessa. Controindicazione. Eh, sì, Ombretta, eh, siamo in una situazione in cui le evidenze scientifiche, eh, quelle a cui siamo abituati ad affidarci, eh, mancano ovviamente nelle sperimentazioni che sono state fatte fino adesso: sono state escluse le donne in gravidanza e dall'allattamento, per cui i dati. Eh, di sicurezza riguardo non ce ne sono dati scien veramente scientifici, però ci sono ragionamenti logici che ci fanno ehm, ci fanno sbilanciare a favore della vaccinazione tant'è che eh, all'inizio di gennaio tutte le società scientifiche di ginecologia ospedaliera universitarie e le eh, società di neonatologia e di pediatria hanno fatto del, una position paper che è a favore del vaccino e direi che tutto questo è condivisibile. Quali sono gli argomenti su cui si fonda il ragionamento e il, il, il suggerimento? Uno, il vaccino è un vaccino che non utilizza virus né vivi né attenuati e quindi è un vaccino sicuro dal punto di vista possibilità di trasmissione della malattia. Due, la donna in gravidanza eh, fa la malattia, non è protetta dalla malattia, fa la malattia, può prendere il Covid come, come, eh, come tutti gli altri. E c'è un 3% di eh, donne in gravidanza che finiscono, eh, che hanno forme, sviluppano forme gravi, finiscono nelle terapie intensive. Sappiamo anche quali sono i fattori di rischio eh, di gravità della malattia, che sono l'età superiore ai 35 anni, il diabete, l'obesità, le solite le patologie. Allora, eh, il consiglio che viene dato è quello di una informazione piena della donna in gravidanza sulla mancanza di dati scientifici conclusivi, ma sulle evidenze di sicurezza legate a tutti questi ragionamenti. Il consiglio è quello di fare la vaccinazione. E di, eh, naturalmente questo Consiglio va eh, poi formalizzato in, una, in un consenso che deve essere acquisito e, e, e documentato. Eh, per quanto riguarda l'allattamento, eh, non c'è nessuna controindicazione a eh, vaccinarsi in corso di allattamento. Non c'è nessuna controindicazione. Bene, ora mh, penso quindi che il problema sia più da, anche dal punto di vista pratico. Non so se qual è la vostra esperienza, anche tu, Carlo. Non so se da voi eh, riescono poi le donne in gravidanza o che allattano, dicendo appunto eh, che sono in gravidanza o in allattamento, poi a, a farsi fare il vaccino, perché è proprio un, un problema pratico di consenso, penso. È allo stesso consenso e anche il personale sanitario che allattava al momento è quello. Il personale che è in gravidanza è stato escluso dalla vaccinazione per un problema di consenso. Io ritengo che eh, ha ragione Claudio, che si possano vaccinare. però eh, specialmente quelle che allattano, però al momento sono state escluse. Posso aggiungere un rafforzativo? Certo. Allora, ehm, diciamo le donne in gravidanza, se ehm, lo vogliamo vedere dal punto di vista immunologico, Uh, è una condizione uh, che polarizza in senso TH2. Le malattie virali uh, espongono o comunque amplificano la risposta in senso TH1. Quindi, uh, questo già potrebbe essere un dato uh, a favore del rischio di grave malattia da COVID o più grave malattia da COVID nelle donne in gravidanza. La seconda cosa è che sappiamo, dimostrato, che eh, le donne, eh, soprattutto nel terzo trimestre di gravidanza, che hanno fattori di rischio aggiuntivi, l'obesità, il diabete, sono a rischio aumentato di suscettibilità infettiva. Mm, gli studi dicono, è vero che sono fatti su cave da esperimento, ma che non dà nessun tipo di eh, teratogenesi. Eh, questo tipo di vaccino eh, ho letto un articolo interessante dove eh, ipotizzavano un eventuale fantomatico passaggio di rna nel latte materno eh, anche se come ha detto prima il collega essere eh, tipo scusatemi di tipo eh, eh, molto diciamo eh, labile e eh, soggetto alle proteasi verrebbe rapidamente digerito dal, eh, nello stomaco del bambino. Quindi direi che anche per me non ci sono nessun, non ci sa, dovrebbe essere nessuna eh, controindicazione e ci dovrebbe essere un consenso che prevede la vaccinazione nelle donne in gravidanza e in allattamento. Io ho raccolto due domande per il dottor Fintoni. La prima mh, va alla ricerca della, di un'efficacia documentata del vaccino, e quindi chiedono: eh, può avere senso effettuare una sierologia dopo la prima dose o dopo la seconda dose? L'altra domanda: la vaccinazione in qualche modo può interferire sui eh, risultati dell'antigenico rapido e quindi dare falsi positivi? Allora. Sulla uh, determinazione degli anticorpi uh, ci sarebbe molto da dire. Ma allora direi che uh, la ricerca, uh, ci sono molti dubbi, uh, ci sono studi in corso sulla validità dei test e soprattutto sulla identificazione precisa degli anticorpi uh, opsonizzanti la proteina S. Allora dal punto di vista laboratoristico l'unico test che eh, darebbe una sicurezza sulla presenza di anticorpi protettivi inibenti eh, l'ingresso virale nelle cellule sarebbe eh, mh, i test con immunofluorescenza ma questi si possono fare solo su cellule infettate da virus e quindi necessitano di laboratori con protezione 3 quindi sono uh, difficili da attuare ehm, gli altri test uh, possono uh, dare un'idea e potrebbero essere utili nei pazienti che hanno una condizione di immunosoppressione o di, che stanno facendo terapie immunosoppressive per capire se al termine delle due dosi di vaccinazione, ehm, si ha avuto, abbiamo avuto una risposta anticorpale adeguata di tipo IgG. Questo potrebbe essere una eh, possibile. Sul farlo, tra una, eh, tra una dose e l'altra, direi che non ha eh, nessun senso clinico. Potrebbe averlo dal punto di vista della ricerca, ma ecco questo direi che l'altra domanda era su un'interferenza con il test rapido? Okay. Esattamente. Se la ma, vaccinazione allora, può interferire e dare falsi positivi. Ma, allora, il test rapido, quello da eh, diciamo, puntura di, di sangue capillare, eh, è un test che è un, un test semi-quantitativo, quindi dice un po' come il Gravindex, insomma, che ci dice sì o no sulla presenza degli anticorpi. Mm, e, e questo, diciamo, non è che ci dice ci Dice se ci sono gli anticorpi quindi eh, potrebbe non ci dice di che natura siano questi anticorpi. Non ci, di, non ci dice verso quale componente, ma non però, non, diciamo, può essere utilizzato per capire se la risposta immunitaria al vaccino ha prodotto degli anticorpi. Tenete conto che il, il test rapido essendo un, un test non qualitativo ma quantitativo, ha molti limiti perché i limiti dipendono dal cut-off che viene scelto, dalla quantità di anticorpi e quindi magari i pazienti che hanno una risposta immune ma danno, hanno un titolo anticorpale che è tarato al di sotto della risposta, sì, no vero o falso del positivo o negativo del test ehm, rapido magari vengono negativi e sono dei falsi negativi invece hanno sviluppato anticorpi ecco quindi non so se ho risposto so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa su su questo argomento eh, io se posso vorrei dire appunto che la risposta anticorpale seppur cioè il test in fluorescenza che diceva il collega Fintoni sarebbe il test di neutralizzazione in colture cellulari che fanno solo pochi laboratori di virologia in Italia perché ci vogliono appunto le facility per la protezione degli operatori di P3. Quindi non è un test che si può fare eh, come diagnostica di routine. Per quelli della diagnostica di routine, noi dobbiamo distinguere se sono test che, che, che vedono le IgG separate dall'IgM o vedono gli anticorpi totali, comprese le IgA. Qual è il target, se è anti-spike, anti-N, nucleoproteine, eccetera. Per cui direi che diventa molto complicato poi interpretarlo. Uno lo può fare ovviamente la ricerca di anticorpi che è l'unico strumento che abbiamo al momento per dire se c'è stata una risposta immune, che poi non sappiamo appunto se è proteggente oppure no, ma non dopo la prima dose. Deve essere fatto sicuramente dopo la seconda dose, ma uno deve sapere quello che cosa sta facendo. È molto probabile che avremo tra breve eh, eh, dei test anche diagnostici che vedono il binding domain della spike, quindi quella, la parte più immunogena della proteina, quindi possono essere utili, per capire se uno ha sviluppato anticorpi, come potremmo avere un test che vede la risposta T e quindi dare una eh, immagine eh, più completa della risposta immunitaria che uno ha fatto dopo il vaccino, però al momento abbiamo solo dei test anticorpali che sono differenti da ospedale a ospedale, quindi uno deve sapere cosa sta facendo. Scusa Carlo, riguardo sempre a quest'argomento mi stavano chiedendo se eh, dopo la vaccinazione ci possono essere dei falsi positivi al tampone rapido, all'antigenico. Ma no, non vedo, vedo il motivo, cioè non, non sono gli anticorpi che vanno a influenzare no, falsi positivi, cioè non, non c'è nessun motivo. I falsi positivi al test antigenico esistono, ecco. Uh, direi che il test antigenico è un test che va utilizzato quando l'incidenza e la prevalenza è alta perché il suo valore è, è predittivo positivo è molto alto. Tu sai rapidamente che uno è infetto e lo metti in contumascia e quindi è un test da utilizzare largamente in una situazione come quella per esempio attuale in Friuli, Venezia e Giulia. Se devi fare uno screening di popolazione con una prevalenza bassa è un test che non funziona bene perché la sensibilità può scendere, anche se la sensibilità degli ultimi test è uguale a quella del molecolare. Eh. Non è che cambia di tanto. Quindi, ecco, uno come utilizza i test è importante, ma sempre. Però non direi che il vaccino influenza falsi positivi dell'antigenico. Ok, grazie Carlo. Eh, molte domande che stanno arrivando eh, in realtà affrontano un problema che tu hai già eh, toccato con la tua presentazione, ma siccome è un punto cardine a mio avviso, insomma è bene eh, stressare bene il, il concetto, cioè ci chiedono se soggetti vaccinati anche con risposta anticorpale valida potrebbero comunque diventare contagiosi se nella loro vita incontrano e entrano in contatto con SARS-CoV-2, cioè detto proprio in soldoni, cioè il, il vaccino... Protegge chi gli sta intorno o eh, siamo comunque infettanti anche se adeguatamente vaccinati? Allora ripeto, non esistono, almeno io non l'ho trovati sull'uomo, poi magari sono stati già pubblicati. Sui primati c'è questa dimostrazione che nell'immunità naturale, ma nemmeno quella vaccinale, almeno con l'RNA messaggero e con l'adenovirus, determina una risposta immunitaria tale che eviti l'infezione delle mucose nasali, evita quella del del polmone sembra, perché l'infezione provocata nelle, nei, nelle, nelle scimmie vaccinate eh, non, ritro, non ritrovavano il virus nel broncolavaggio ma lo ritrovavano nel tampone nasale seppur a una carica più bassa rispetto a quelle che si trovano normalmente nell'infezione naturale. Questo vuol dire che eh, il vaccino ci protegge dalla malattia ma non dalla trasmissibilità dell'infezione, cioè un vaccinato potrebbe avere almeno teoricamente, ripeto non ci sono dati sull'uomo, un'infezione delle prime vie aeree del naso anche senza sintomi e quindi trasmettere specialmente per gli operatori sanitari è importante perché potremmo trasmetterlo ai nostri pazienti. Quindi questo significa che purtroppo dovremmo continuare a tenere la mascherina e a vestirci nei reparti specialmente insomma stare attenti ai pazienti più fragili. E una domanda invece per Claudio, ehm, ci chiedono per quale motivo si è spinto molto sulla produzione di vaccini innovativi, cioè mRNA, adenovirus ingegnerizzato e non nella produzione di vaccini tradizionali come invece hanno fatto i cinesi? Devi accendere il microfono Claudio, se no non sì. ti sento. Grazie. Sì, 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 certo. Eh... È, un, è la situazione epidemiologica che abbiamo dovuto affrontare, quella che ha fatto preferire eh, questi vaccini ad mRNA piuttosto ai vaccini tradizionali. Non è una questione probabilmente di diversa efficacia, sono efficaci anche i vaccini tradizionali, ma il, la semplificazione avvenuta con le nuove tecnologie eh, ha portato a poter produrre in un tempo minore dosi massicce di vaccino. Il problema eh, del, eh, del virus inattivato è che il procedimento eh, che funziona e che porta un vaccino efficace porta una, picco, una modesta quantità di vaccino che non è eh, utilizzabile per una vaccinazione di massa nei tempi che volevamo ottenere. Quindi il problema è questo, che con questa nuova tecnologia riusciamo ad avere quantità di vaccino. In tempi più brevi e in quantità superiori che consentono la vaccinazione di massa. Probabilmente andati a regime, tutto andrà bene, tutto, tutti i tipi di vaccini andranno bene, saranno tutti protettori. Io ho una domanda per il dottor Fintoni. I relatori hanno già eh, esposto chiaramente quanto dura l'immunità indotta da vaccino. Ma allora la domanda è questa: saranno necessari ulteriori richiami? E se sì, con lo stesso tipo di vaccino o con altri vaccini? Allora, sul fatto se saranno meno necessari i eh, richiami, questo è un argomento che. Eh, su cui non ho una risposta da dare. Eh, quello che posso dire sul tipo di vaccino, eh, però, ah, questo è valutato ed estrapolato da quali sono le indicazioni tra la prima e la seconda dose. Quindi, mh, se la prima dose viene fatta con eh, il vaccino Moderna, anche la seconda dose dovrà essere fatta con lo stesso vaccino. Non può essere interscambiabile con altro. A maggior ragione tra eh, pensando a un vaccino uh, a rna e un vaccino vivo attenuato per esempio eh, sul fatto se ci saranno necessità di richiami di nuove vaccinazioni questo ce lo dirà solo il tempo eh, viene da pensare per il tipo e questo il collega, il collega eh, tascini ci può essere d'aiuto eh, eh, essendo un coronavirus che ha la brutta abitudine, eh, come tutta la famiglia, di mutare con eh, buona rapidità, può darsi anche che ci sia bisogno, come per i virus influenzali, di fare eh, delle vaccinazioni annuali, ma queste sono tutte eh, valutazioni speculari. Sì, direi che eh, probabilmente eh, avremo vaccini proteici, come per l'influenza che cambieranno da stagione a stagione, probabilmente perché, come si è visto con la variante inglese, che comunque è mantenuta nel, nel, nel vaccino, però i virus RNA hanno una proclività a mutare altissima e quindi a cambiare il loro pattern antigenico e questo l'influenza è un classico, ma... L'influenza muta negli animali, eh, almeno le mutazioni maggiori e poi fa, fa il salto di specie come fanno i coronavirus, sono molto simili. Quindi è possibile che ci siano la necessità di eh, orientare meglio la, 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 la produzione di vaccini da anno a anno. Insomma, questa è, è una possibilità molto forte. Insomma. Bene, grazie. Io ho una domanda per Carlo e se Claudio vuole aggiungere qualcosa. Allora, un punto caldo che rende alcuni dubbiosi riguarda la velocità con cui si è arrivati al vaccino e quindi ci chiedono perché siamo stati in grado di produrlo così rapidamente, sono state rispettate tutte le fasi? Ma l'altro giorno mi hanno intervistato su un giornale locale, volevano sapere se c'era il microchip nel vaccino. Io questo non lo so, insomma. Dico solamente che normalmente ci volevano cinque anni e, e prima si faceva i test in vitro, poi si faceva sull'animale, poi si passavano fase 1, fase 2 e fase 3. Ecco, però la fase 3 eh, durava sei mesi alla fine. Ecco, quindi la, la fase 1 è iniziata, ripeto, 63 giorni dopo la pubblicazione della sequenza del virus. Quindi è durata eh, circa sei mesi la fase 3. È ovvio che comunque l'evento avverso della, del Covid-19 è maggiore eh, dell'evento avverso del vaccino. Cioè È una questione di costo-beneficio, di percezione del rischio. Io dico sempre, nessuno di noi viverebbe sotto le antenne del ripetitore del cellulare, ma tutti quanti abbiamo un cellulare attaccato all'orecchio 24 ore al giorno e si sa che le onde elettromagnetiche sono... Eh, pericolosissime, una questione di percezione del rischio. La maggior parte dei morti dei teenager si ha per incidente stradale. Continuiamo a andare in macchina e in motorino no? e ci mandiamo anche i nostri figli. Stiamo attenti, prendiamo delle precauzioni. Ora, le precauzioni sono quelle delle autorità regolatorie. Le autorità regolatorie a giugno hanno scritto su New England che non si sarebbero fatti influenzare dalla politica e ci sono state in mezzo le elezioni americane e l'autorizzazione è arrivata dopo. Bisogna pensare anche a queste cose se uno poi vede delle dietrologie, no? E quindi, secondo me, questo è stato un. Che, almeno le autorità sanitarie internazionali, l'FDA, hanno mantenuto la schiena dritta, secondo me, sulla valutazione del virus, però bisogna correre perché ci sono i morti. E quindi, la, secondo me, la metodica che permetteva la, la rapidità massima, è sta, le rapidità massime sono state utilizzate. Quella proteina, con la proteina, con l'adiuvante, come l'influenza, arriverà, però probabilmente arriva a giugno-luglio. E, e poi cambierà di anno in anno, però, questa era la necessità di averlo prima. Non possiamo aspettare certo. vedere gli eventi avversi tardivi, perché i morti sono troppi assolutamente. Carlo, so che tra poco ci devi lasciare, quindi ti faccio un'ultima domanda. Sempre sulla scia, diciamo, del filone paura e degli eventi a lungo termine del, del vaccino, delle, degli effetti collaterali, diciamo, a lungo termine. Però eh, nessuno parla di quali possono essere i danni o le sequele a lungo termine, in realtà che lascia il Covid. Sì, questo ecco, io me l'ero segnato perché noi vediamo una risposta autoanticorpale incredibile, no? C'è il laboratorio, che, che, il nostro laboratorio, che, che studia i malati reumatologici, che trova dopo il COVID tutta una serie di pattern autoanticorpali. C'è proprio un pattern, me l'hanno spiegato, insomma, mi ricordo mai, che proprio hanno definito come da COVID. Si ha le malattie autoimmuni a livello del sistema nervoso centrale, a livello cutaneo. Quindi anche il COVID stesso determina. Una sindrome che sta, eh, si sta va valutando come post-COVID, non solo i danni eh, notevoli che fa sul polmone dei pazienti che hanno avuto le polmoniti gravi, ma anche quelli che hanno avuto polmoniti lievi e hanno degli effetti collaterali tardivi. Noi abbiamo eh, telefonato no? dopo sei mesi a tutti quelli della, che abbiamo seguito nella prima ondata e gli abbiamo detto: Ma lei come sintetizza il COVID-19? La maggior parte hanno detto come l'ombalgia. Cioè, la parola più frequente è lombagia su quelli che hanno avuto il COVID, no? per, dirvi, per, per farci riflettere. Quindi, tutta sta paura delle malattie autoimmuni post vaccino, ma quali sono le malattie autoimmuni che svilupperà il COVID? Penso che saranno tante. Io però vi devo salutare, sì. vi, mi scusate. Grazie, grazie Carlo. Grazie Ciao, Grazie, grazie. grazie. grazie dell'invito, arrivederci, buon lavoro. Allora, Un'altra domanda che è arrivata è per il dottor Fintoni, in realtà che ci chiedono eh, se vanno eh, assunte delle precauzioni nei soggetti allergici prima eh, di fare il vaccino, cioè, mi riferisco in particolare alle premedicazioni con antistaminici, corticosteroidi, corticosteroidi in chi ha una diatesi allergica o, o è atopico. Allora, eh, assolutamente no. Le precauzioni sono eh, per chi ha una diatesi allergica di attendere più tempo in sala d'attesa dopo il vaccino. Ehm la premedicazione eh, non ha nessuna evidenza eh, di eh, utilità, se vogliamo a può avere delle evidenze di eh, danno, nel senso che lo steroide Inibisce la risposta immune e quindi potrebbe vanificare eh, l'effetto della vaccinazione, l'antistaminico ehm, non ha nessun tipo di eh, prevenzione su una reazione anafilattica o anafilatoide mediata da eh, anticorpi, come sarebbe quella. Eh, nella sfortunata evenienza che avvenisse eh, da, per esempio, reazione a, a, al PEG, ehm, oltretutto potrebbe mascherare eh, l'antistaminico delle reazioni più lievi e minori che invece devono essere segnate e appuntate perché, per la brevità della relazione, eh, non ho detto che se ci sono delle reazioni lievi. Alla prima dose potrebbero, alla seconda dose, essere più intense. Quindi è bene anzi che eh, uno abbia la percezione di un'eventuale reazione per poterla segnalare al medico competente eh, che valuta gli effetti eventualmente della vaccinazione stessa. Eh, abbiamo colto una domanda che si collega a questo, restando in tema di reazione. Quindi chi ha avuto una reazione alla prima dose può fare tranquillamente la seconda? Deve aspettare? Basta dichiararlo? Deve solo aspettare in sala d'attesa un po' di più tempo? Dipende dalla reazione, nel senso che se eh, la prima dose determina una reazione anafilattica, eh, la persona non può fare la seconda dose. Le altri tipi di reazioni, quelle lievi, quelle non, non controindicano eh, la seconda dose, né il ritardo nella seconda dose, perché ricordiamoci che le evidenze sono di un'efficacia della seconda dose a 21 giorni, per quanto riguarda Pfizer. Va bene a 28 per Moderna. Quindi, mh, la vaccinazione deve essere fatta nei tempi indicati in scheda tecnica perché eh, la medicina eh, già è un'arte complicata quindi non deve essere aneddotica ma deve essere basata sull'evidenza quindi su questo argomento già abbiamo poche evidenze e le poche evidenze che abbiamo devono essere pietre solide da trasmettere come messaggi quindi le reazioni alla prima dose se sono reazioni anafilattiche controindicano una seconda dose le altre no. Una domanda per il dottor Santini. Eh, è possibile che i vaccini ad RNA diano danni nel lungo periodo? Eh, ci sono dei dati in letteratura, chiaramente eh, in riferimento ad altri vaccini perché non abbiamo avuto il tempo di raccoglierli per, per questi. Eh, probabilmente questa domanda nasce un po' dal timore suscitato dal fatto che in alcune realtà i dipendenti, le persone che sono sottoposte al vaccino, hanno dovuto firmare un consenso informato dove viene specificato che non si prevedono danni che non si sì, che non si possono prevedere i danni eh, a lunga distanza e qui ci sono stati degli avvocati che hanno un po' cavalcato l'onda. Sì, eh, io penso che quando si parla di danni a distanza a lungo termine eh, si intende dire il rischio che il vaccino eh, basato su, sull'RNA che viene introdotto nella cellula possa andare a finire dentro il genoma e quindi trasformare il patrimonio genetico della, della cellula ospite. E tutto questo in eh, via teorica è possibile eh, anche se estremamente improbabile. Perché che cosa deve succedere? Non, non sono i vaccini a DNA quelli che vanno a finire nel genoma. Che cosa dovrebbe succedere? Quando io metto l'mRNA, che abbiamo detto è una molecola estremamente labile che dura qualche secondo all'interno del citoplasma, quando lo metto nel citoplasma, il citoplasma potrebbe contenere eh, una, un altro enzima, che è quello della trascrittasi inversa, che. Eh, eh, trasforma eh, sull'RMNA in, in DNA che poi dovrebbe finire all'interno del nucleo. Allora, dal punto di vista teorico, questo è possibile. Dal punto di vista teorico, il, la trascrittasi inversa è più labile del mRNA. Quindi la certezza scientifica, matematica, 100%, che tutto questo non succeda, non l'abbiamo. Eh, dovremmo trasformare, acquisire delle evidenze che, come diceva il dottor Fintoni, oggi non abbiamo. Cioè evidenze su una, una casistica sufficientemente ampia di pazienti che dice che questa eventualità teoricamente possibile è praticamente irrilevante. E questo ancora non l'abbiamo, quindi ancora... Ci deve guidare eh, la logica. Eh, la probabilità che eventi avversi di questo tipo a distanza si verifica è estremamente bassa, al limite del, trascura del trascurabile. Eh, le evidenze scientifiche le acquisiremo. Intanto, però, come abbiamo detto in tanti, c'è un problema pratico. Questi rischi teorici del vaccino. Eh, vanno confrontati con i benefici del vaccino, per cui mi pare che è un discorso che troverà una soluzione negli anni, nel, nel prossimo futuro, ma ci lascia abbastanza tranquilli la, la, il problema al momento penso che poi sia un po' lo stesso di quello che avviene per gravidanza e allattamento c'è un, un problema molto legato al consenso poi eh, a tutta la problematica medico legale eh, penso più che poi a, ad una reale preoccupazione quindi come, come dicevamo e da quello che è emerso da, da, tutto, da tutto questo evento è che alla fine le evidenze che noi abbiamo sono a favore della vaccinazione facendo quel bilancio rischi benefici di fronte ad una patologia che, purtroppo, di rischi ne comporta molti, anche di effetti a lungo termine, di effetti imprevedibili. Per motivi di tempo dobbiamo concludere qui queste, questa tavola rotonda, questo interessante dibattito. Ci sono arrivate anche altre domande, purtroppo per motivi di tempo non riusciamo a rispondere a tutti, cercheremo di, di rispondere eh, tramite email. Eh, devo ringraziare ancora una volta tutti quanti i relatori, eh, voglio ringraziare Davide non soltanto per il contributo che eh, ha portato nell'organizzare questo evento, ma per tutto il lavoro che fa all'interno del gruppo giovani Mh, vorrei ringraziare ancora una volta Gabriella e Animo sperando di poter continuare a, a collaborare sempre di più anche con tutto il gruppo degli infermieri ospedalieri e ringrazio anche tutto il gruppo giovani e tutti i referenti regionali in particolare per il grandissimo lavoro che hanno fatto in questo anno così difficile e grazie a loro è stata prodotta la, il lavoro di ciascuno è stata prodotto, prodotta la guida clinico pratica al covid che trovate sul nostro sito Fadoi che conterrà anche tutta una parte sulla vaccinazione ma anche su tutte le nuove varianti del virus e se volete collaborare con noi o avere altre informazioni anche sulla nostra società scientifica eh, potete visitare il sito eh, www.fadoi.org dove ci sono insomma trovate tutti gli eventi formativi anche di ricerca ehm, fadoi e l'evento si potrà rivedere sul nostro canale youtube quindi anche per chi non, non lo avesse seguito in diretta o se volete condividerlo con qualcuno insomma potete farlo sul nostro canale YouTube e con questo vi saluto, ringrazio tutti e buona serata a tutti e buon lavoro. Arrivederci a tutti. Ciao, grazie. Arrivederci, Ciao a tutti, arrivederci. arrivederci.